per gli uni questione prioritaria la politica interna, mettere in ordine la casa, come si diceva allora, e a questo compito destinare in modo prevalente le limitate risorse finanziarie. Per gli altri, questione prioritaria della politica estera, onde affermare il prestigio nazionale. Sicché non si esitava ad avventurarsi nelle prime imprese coloniali e si riteneva che avesse una preferenza prioritaria le spese militari. Pertanto si può ben dire che l'avvento al potere della sinistra nel 1876 fu l'inizio di una stagione politica che a fare della nazione una comunità di cittadini rinunciava del tutto. Sempre più rapidamente si faceva strada la febbre del nazionalismo, che trovò in Francesco Crispi il suo maggior fautore. Lo stesso anno in cui egli salì al potere, il 1887, si ebbe la svolta della nuova tariffa doganale, che si può dire dava garanzia di legge al privilegio e, favorendo tendenze già presenti nella società italiana, facilitava il formarsi di una struttura fortemente corporativa. Nel complesso può ben dirsi che Crispi impresse all'indirizzo di governo un carattere del tutto impopolare che neppure la successiva svolta giolittiana riuscì effettivamente ad invertire. Le conseguenze di questo indirizzo di governo furono assai gravi e si ripercossero nel tempo. Sommariamente cerchiamo di riassumerle. Converrà riportare la nostra attenzione agli anni durante i quali, come ho già detto, proprio l'avvento della democrazia determinò una crisi che portò alla fine delle libere istituzioni. In quegli anni, dal 1919 al 1922, si fronteggiarono due opposte passioni, una passione nazionale e una passione di classe, nazionalismo e socialismo massimalista. Ambedue questi fenomeni non nascono dal nulla, alle spalle avevano una loro storia, e anche se sarebbe certamente errato ritenere che questo passato dovesse necessariamente approdare a quei particolari risultati, nella storia non c'è mai nulla di inevitabile, del peso di quel passato non si può non tenere conto. Come già ricordavo, il nazionalismo trova in Italia il suo primo campione in Francesco Crispi. Il richiamo al nome di Crispi è sufficiente a indicare che alla nascita del nazionalismo italiano non è estranea l'eredità mazziniana. Ovviamente Mazzini era morto nel 1872 e non si possono attribuire a lui responsabilità di quanto avverrà alcuni decenni più tardi e in un clima a lui estraneo. Questo sul piano personale. Ma sul piano delle idee occorre maggiore cautela, perché certe idee, una volta messe in circolazione, vivono di vita propria e spontaneamente producono effetti che, come può succedere, né erano stati previsti né sarebbero stati accolti con favore da chi di quelle idee era il padre. Nel pensiero di Mazzini la nazione è una comunità di credenti, perciò stesso essa richiede come sua propria organizzazione politica uno Stato etico. Siamo agli antipodi di uno Stato liberale e di una moderna democrazia. Pertanto non dobbiamo sorprenderci, anche se il rapporto tra Mazzini e Crispi attende ancora di essere sufficientemente studiato, se Crispi accentuò il carattere autoritario dello Stato e promosse un progetto di educazione nazionale che, attraverso la costruzione di un risorgimento mitico, dal quale fra l'altro aveva spunto Cavour, si proponeva di diffondere la religione della patria. Ebbene, se come tutto fa credere, con il suo progetto educativo Crispi mirava a favorire una nazionalizzazione delle masse, mentre al tempo stesso gettava il paese in costose quanto vane imprese coloniali, i frutti furono l'esatto opposto di quello desiderato. Il presupposto di una non effimera nazionalizzazione delle masse è che si sia data una qualche risposta agli aspetti più gravi di una questione sociale. In Italia ciò equivale a dire che si doveva dare una qualche risposta
alla questione contadina. La situazione delle nostre campagne e la miseria delle sue plebi erano perfettamente note, specialmente alla luce dei risultati della grande inchiesta che prese il nome da Stefano Jacini e che videro la luce nei primi anni Ottanta la sinistra al potere. Di quei risultati non si tenne alcun conto e si accentuarono invece quegli aspetti di un indirizzo di governo che rendevano lo Stato sempre più impopolare. Succedeva così che da un lato, lungi dall'integrarsi nelle istituzioni, le masse popolari sempre più se ne sentissero estranee. Proprio in questi stessi anni si viene formando una cultura popolare che raccoglieva, unificandole, le molte voci di un mondo subalterno, un mondo che assumeva una sua identità particolare, diversa ed estranea, se non sempre ostile, a quella espressa dalla comunità nazionale. È un fenomeno che solo in parte è stato studiato, anche se specialmente dagli anni 60 del secolo scorso se ne è raccolta una vasta documentazione. Dall'altro, sempre in questi anni, durante il governo della sinistra, nasce un movimento operaio che poi diventerà Partito Socialista, che assume come suo valore comunitario niente affatto la nazione ma la classe. In questo quadro si ritrovano i caratteri originari di quel massimalismo che segnerà tutto il socialismo italiano. Ma il fenomeno rimarrebbe incomprensibile senza tener conto del fatto che esso corrispose ad una reazione spontanea, a suo modo una risposta, nei confronti di uno Stato indifferente ai problemi di vita più elementari di tanti ceti popolari e sordo alle loro esigenze più urgenti. Queste furono le circostanze che impedirono una nazionalizzazione delle masse e scavarono invece un solco profondo tra queste masse e le istituzioni di un'Italia ufficiale. E questa Italia ufficiale, che era poi lo Stato nazionale, cioè la creatura del Risorgimento, volterà risolutamente le spalle a questa Italia ufficiale anche il partito politico che di quelle masse sarà il maggior rappresentante, il Partito Socialista. Bastino ad esempio due fatti. Nel 1912 sarà espulso dal partito Leonida Bissolati semplicemente perché reo di aver reso omaggio al sovrano, cioè al capo dello Stato. Nel 1915, al momento dei nostri interventi in guerra, il Partito Socialista Italiano, unico dai maggiori partiti della Seconda Internazionale, rifiuterà di aderire ad un fronte patriottico e manifesterà un'ostile neutralità. Diversità ed estraneità nei confronti della comunità nazionale. Una posizione che lascerà un segno profondo in tutta la storia della sinistra italiana. Lungi dall'essere una comunità di cittadini, la nazione italiana si presentava dunque come una comunità profondamente divisa. L'una parte riconosceva come simbolo della propria identità il sentimento nazionale, l'altra il sentimento di classe, due istanze inconciliabili. Ma quando all'interno di una comunità politica non vi è dialogo tra le varie parti, non vi è neppure democrazia. Regola di una democrazia è il commercio, cioè un regime di aperto scambio tra le parti. Dove al commercio subentra la guerra, la democrazia è finita. Pur nella loro radicale diversità sul piano politico, le due principali componenti di questa comunità divisa si ritrovavano in un loro comune denominatore sul piano, per così dire, del modo di pensare, di cui sarà opportuno dare un pur sommario cenno. Nelle sue mirabili lezioni su Mazzini e la scuola democratica, che Francesco De Santis tenne pochi anni dopo la morte di Mazzini, egli riassumeva in modo esemplare quali fossero i caratteri che distinguevano la scuola liberale, vale a dire moderati, dalla scuola democratica. E riassumeva questi caratteri in un contrasto tra il vero
cioè la realtà effettuale e l'ideale. Pertanto, nei primi prevale il realismo e sulla base di una precisa conoscenza dei fatti e delle esperienze della storia si impara a fare i conti con le cose. Nei secondi, i conti con le cose non si fanno, perché, come egli scrisse di Mazzini, egli vede i fatti attraverso il prisma dei suoi concetti, il che vale a dire non vedere i fatti quali sono. Non è che i primi mancassero di ideali, ma sapevano valutare se vi fosse la forza per conseguirli o se fossero pure velleità. Nei secondi, invece, quello che l'ideale dettava prevaleva su ogni considerazione pratica. Le apparenze prevalevano sulla realtà. De Sanctis ritornò ad ammonire che solo il realismo è la misura dell'ideale in due importanti articoli tra il 1877 e il 1878, che dovrebbero essere una lettura obbligatoria in tutti i corsi di educazione civica. Ebbene, è facile constatazione che nella cultura politica italiana dopo l'unità, caduti i moderati, prevalsero sia a destra che a sinistra i principi della scuola democratica. E questo può aiutarci a capire meglio di tante altre risposte perché la strada della democrazia abbia incontrato tanti ostacoli. Cercherò di spiegarmi meglio. Come ho ricordato, con il 1861 l'Italia si ricongiungeva, ma forse sarebbe meglio dire si disponeva a ricongiungersi al mondo moderno, come mostrava il carattere moderno delle sue istituzioni. Ma era sufficiente il carattere di queste istituzioni, cioè l'aspetto formale, perché esse potessero vivere e prosperare? Qui si tocca una questione ancora, io credo, di grande attualità, che riguarda il rapporto tra le istituzioni e i costumi, cioè il modo di pensare e di agire di coloro che da quelle istituzioni sono governati. E si tende a dimenticare che se non c'è sintonia tra il carattere delle istituzioni e lo spirito pubblico, le istituzioni avranno vita difficile. Gli esempi nella realtà globale in cui oggi viviamo sono sotto gli occhi di tutti, da che si ritiene, ormai questo è un luogo comune, che la democrazia debba affermarsi ovunque, senza tenere in alcun conto il fatto che un regime democratico, per essere effettivamente tale, richiede come suo presupposto uno sviluppo particolare della società civile, sia sul piano morale e sia sul piano intellettuale. Ebbene, proprio il caso italiano mostra come possano andare le cose quando questi presupposti siano quantomeno carenti. Sul piano morale, acquistare la qualifica di cittadini corrisponde ad assumersi la responsabilità della cosa pubblica, ma non può esservi disponibilità a questo gravoso servizio se non si avverta in sé, come guida della propria condotta, la voce della coscienza, che non è la coscienza un dono naturale, ma un acquisto faticosamente raggiunto attraverso prove dolorose. Sono le prove che hanno segnato il cammino della società europea per farne una società moderna, ma non ovunque si erano avute le stesse esperienze, non in Italia, ed è un'assenza che pesava. Ovviamente non sono tanto ingenuo da credere che ovunque queste virtù civili possano essere patrimonio di tutti. L'importante è che esse siano presenti in coloro che possono essere assunti come esempio. Quanto al piano intellettuale, ebbene, il pensiero moderno è un pensiero critico, cioè un pensiero che richiede una costante verifica tra le parole e i fatti, le apparenze e la realtà. E poiché la realtà è il terreno sul quale la vita moderna misura le sue forze, non vi può essere tolleranza per la retorica e la demagogia. Come giustamente ammoniva De Sanctis, la virtù principale di un pensiero moderno è il realismo. Ecco, qui ci scontriamo in uno di questi problemi che in uno studioso sono fonte di frustrazione, perché identificarlo è relativamente facile, ma non siamo poi in grado di darvi una risposta soddisfacente. La domanda è questa:
Perché nella cultura italiana, uso il termine cultura nel suo senso più lato, il realismo ha incontrato tanta sfortuna? Perché invece ha avuto sempre tanto successo la retorica? Sia nella sua forma classica di genere letterario, sia in quel suo derivato, il formalismo giuridico, che è ugualmente il segno di una forma mentis refrattaria a tenere i piedi per terra. Non si può dire davvero che il realismo non abbia avuto i suoi maestri. Tra la stagione risorgimentale e quella dell'Italia liberale sono state molte le voci autorevoli di un pensiero moderno. Bastino, ad esempio, accanto al nome già ricordato di Francesco De Santis, i nomi di Carlo Cattaneo, Stefano Iacini, Antonio De Viti De Marco, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, ma non furono queste le voci che in Italia improntarono lo spirito pubblico, a destra come a sinistra. Sicché accennavo prima a un comune denominatore quanto al modo di pensare tra vario nazionalismo e vario socialismo. Questo comune denominatore è proprio la comune incapacità a fare i conti con le cose. Prevale sempre il pregiudizio, e quando l'esperienza dimostri che il pregiudizio è infondato e l'ideale irraggiungibile, sicché occorrerebbe una revisione, piuttosto che arrendersi ai fatti, si preferisce rifugiarsi nella retorica. Sembrerebbe che gli italiani siano sempre disposti a farsi sedurre dalle parole. All'inizio di questo mio intervento mi sono chiesto se il risorgimento abbia corrisposto a una rivoluzione. Ebbene, credo si debba affermare che di un'autentica rivoluzione il risorgimento pose le premesse, creò le condizioni perché si potesse attuare. Perciò noi dobbiamo gratitudine a tutti coloro che del risorgimento furono gli artefici. Si posero allora le premesse, vale a dire si aprì la strada verso il mondo moderno, verso il compimento di quella unica rivoluzione che avrebbe garantito la formazione di una comunità di cittadini e con ciò assicurato la vita e la salute delle libere istituzioni. Aprì la strada verso una rivoluzione liberale. La strada fu aperta, ma le insufficienze degli uomini impedirono che venisse percorsa, con i risultati che sappiamo. Prevalse, si direbbe, la paura della libertà. Le mie riflessioni riguardano ovviamente il passato. Se questa paura della libertà domini ancora nel nostro presente, è un interrogativo che lascio aperto alla considerazione di ogni cittadino. Grazie. È complicato, arrivo. Ringrazio il professor Gadarelli per le sue considerazioni. Devo anticipare, perché non sarebbe stata una celebrazione retorica, direi che abbiamo mantenuto la parola e spazi per riflessioni ce n'è sicuramente molto. Roberto desidera che ci sia qualche domanda? No, io non ho niente in contrario, siamo liberi cittadini. Perfetto, ci hanno parlato finora, quindi se tu desideri qualche intervento, un pochino di spazio ancora ce l'abbiamo, se no vi lascio alla discussione personale con il professor Gadarelli. Professore, chiedo scusa, io sono un pochino dinanzi ad una montagna, però quando lei ha parlato di Mazzini come ideatore di uno Stato etico, che avrebbe messo le basi per uno Stato poi totalitario, ecco, si dice che abbiamo la Costituzione italiana la più bella del mondo. La lasci dire a Benigni questa sciocchezza. Io la condivido, è una sciocchezza che condivido. Condivido altresì quelli che sostengono che questa Costituzione deriva dalla Costituzione della Repubblica Romana. Costituzione della Repubblica Romana che fu ideata, che fu voluta e che fu, diciamo, tecnicamente organizzata da Giuseppe Mazzini, che pose le basi di una democrazia in quei pochi mesi appena. Al centro del pensiero di Giuseppe Mazzini c'è un altro punto, brevissimo, Che cos'è la democrazia? È un progetto educativo di cui anche noi, in particolare il nostro Stato, nei giorni che viviamo, l'abbiamo tolto dalle scuole elementari di risorgimento.
l'abbiamo tolto dai licei, l'abbiamo tolto dall'università. Che cosa? La Domus farà tanto, io spero, benissimo, ma se le scuole non diffondono il risorgimento, la rivoluzione più bella che ci sia nel mondo, i ragazzi vanno smarriti perché non la conoscono. Chiedo scusa. Ora lasciamo stare la più bella rivoluzione del mondo, qui si va nella retorica. Io sono perfettamente d'accordo che il risorgimento, come tante altre cose, andrebbe insegnato nelle nostre scuole. Tra l'altro ho apprezzato l'ottimismo del mio precedente collega che ha detto che abbiamo un ottimo sistema educativo. A me sembra che il sistema educativo italiano sia disastroso, perché gli studenti mi sembra che escano dalle nostre scuole ignoranti come capre. Ma insomma, queste sono opinioni, ma comunque se c'è un male che credo andrebbe sradicato dalla mentalità italiana è la retorica, e quindi certi confronti, ha capito? Ora qui io mi sono fermato in precedenza, anzi infatti avevo anche ammonito il professor Bertram quando mi ha chiesto di partecipare a questo evento alla Domus Martignana. L'ho detto: guarda che probabilmente io alla Domus Martignana sono un pochino fuori posto, perché già in anni lontani, cioè nel 1985, pubblicai un lungo articolo, Salvemini e Mazzini, dove appunto ragionavo e motivavo le ragioni per cui ritengo che Mazzini sia un artefice anche del nazionalismo. Quindi ora io capisco, non posso, qui siamo... Tra l'altro guardi, perché sa, capisco benissimo che più o meno ci sono spesso anche delle appropriazioni indebite, ma insomma non si può mica negare che i fascisti si siano rifatti a Mazzini, Dico, tra i primi fascisti basta il nome di Italo Balbo, di Dino Grandi, dico, il nome di Mazzini era estremamente presente nel discorso che Grandi fa al primo congresso di fondazione del Partito Nazionale Fascista nel novembre del 1921. Il riferimento a Mazzini è esplicito e dichiara proprio l'affinità tra quello che i fascisti si propongono e il pensiero mazziniano. Con questo io non dico, capisce, lo precisavo prima, un personaggio che è morto nel 1872, l'eredità poi si gestisce in tanti modi e spesso anche in modo improprio. Quindi io mi fermerei, vede, se avessi, io ho dato un taglio, come lei ha visto, a questo mio intervento che non riguardava tanto il periodo precedente, cioè il risorgimento, quanto il periodo successivo. Se mi fossi fermato al periodo precedente, certamente avrei messo in luce il ruolo di Mazzini nel promuovere l'unità d'Italia. Mazzini è stato indubbiamente l'apostolo dell'unità d'Italia. E dell'Europa. Non c'è il minimo, ma l'Europa io lì sono meno d'accordo, vede, perché quando si è costituita, per nostra disgrazia, un'Europa più o meno conforme ai principi mazziniani, cioè nel 1919 a Versailles, è stato un disastro. L'Europa delle nazioni è un disastro, perché qui si fa bene a dire che le nazioni corrispondono alla volontà di Dio, che non si sa bene cosa sia, dico, ma poi viceversa esistono gli egoismi nazionali, esistono le rivalità, dico, le nazioni sono qualcosa, a mio parere, di molto meno chiaro e positivo di quello che potrebbe sembrare. Sono animali da gestire con una certa cautela. Io so, forse perché mi vanto, insomma, ho messo a frutto la lezione della mia educazione fascista, la quale mi ha inserito molti vaccini, e uno di questi è contro il nazionalismo. Io il nazionalismo lo detesto in tutte le sue forme, e questo forse può anche costituire in me un pregiudizio nei confronti di Mazzini, ma sa, ognuno ha una sua biografia. Senza contestare l'autorità del relatore. No, per carità, siamo tutti cittadini. Per l'amore. Ma qui dobbiamo intenderci su due concetti che sono, secondo lei, unici, secondo altri, tanti, contrapposti. Nazione e nazionalismo. Non sono parenti, neanche alla lontana. Secondo alcuni, secondo lei sono la medesima cosa. Secondo Mazzini erano contrapposti. Poi, per l'amor di Dio, lei ha facoltà benissimo di venirci a dire questo, perché lei ha
avuto una sua educazione che l'ha portato a identificarlo. Ma che si tratti di concetti contrapposti, non soltanto è dato, secondo me, e non secondo lei, da quelle vere e proprie appropriazioni indebite, come lei la chiamate, effettuate da dei nazionalisti di bassa lega e di infausta memoria. Non ci riguardano, non dovrebbero riguardare le democrazie, le storie dei totalitarismi che il popolo ha subito nel recente passato. Ma soprattutto mi pare che sia stato proprio il prodotto di una unità che ha trovato il profeta in Mazzini, che ha dedicato tutta la vita e la sua esistenza a parlare dell'Italia e a parlarne in tutte le sedi, ma soprattutto una unità che ha veduto perdente il concetto della democrazia di popolo, perché è stata una democrazia moderata oppure non democrazia. È stato proprio il... E basterebbe citare, perché fa parte della storia di quegli anni, successivi al 70, Baba Beccaris, perché appartiene alla nostra storia e alle cannonate sparate sugli operai. E tra l'altro quel Baba Beccaris che per questa ragione, per aver azionato quei cannoni, è diventato un collare dell'Annunziata. Quindi mi pare che l'unilateralità, per l'amor di Dio, ma lei converrà che non può essere certamente condivisa da coloro che anche gli altri, anche noi, anch'io, un poco di storia abbiamo cercato di studiare. No, vorrei dire solo una cosa, cioè che io non credo affatto che ogni nazione sia nazionalismo. Come ho cercato, ho scritto anche altrove, io distingo nettamente tra una nazione come comunità di cittadini e una nazione come comunità di credenti. E ritengo che dove c'è una nazione come comunità di credenti, la strada verso il nazionalismo sia aperta, mentre dove la nazione è una comunità di cittadini, questo pericolo non c'è. Qualche altro commento? Se no io chiuderei questo incontro ringraziando i nostri relatori, ringraziando i contributi in direzione all'intervento del professor Vivarello, tutti voi per essere qui. Questa occasione spero sia un segnale che la Domus Mazziniana c'è, che è vivace, che affronta temi che sono ancora vivi e sentiti, che temiamo devono essere tuttora approfonditi. Obiettivo raggiunto, vi ringrazio molto. Grazie.
alle autorità, che ringrazio perché hanno voluto scegliere la Domus Manziniana come sede per le celebrazioni cittadine di questo importante anniversario. Il saluto del sottosegretario Peluffo e del prefetto Tagliente, che sono stati invitati e coinvolti nelle celebrazioni organizzate dalla Presidenza della Repubblica a Roma, mai come in questo caso il Di Maio direi si applica, quindi io vi ho molto ringraziati e porto a voi il loro saluto. Saluto che vi porto anche da parte del Presidente Amato. Saluto e do un benvenuto speciale all'onorevole Maria Chiara Carrozza, che ci onora della sua presenza e soprattutto ci onora, se posso dire, della sua prima uscita pubblica da anni in Serie A. Grazie a tutti noi per questa occasione. Il 17 marzo, dunque, ricorre l'anniversario dell'Unità d'Italia. In particolare, forse lo sapete tutti, forse no, si tratta della data di promulgazione della legge che ora vi recito, un singolo articolo che stabilisce che, virgolette, il re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia. Questo stiamo oggi celebrando. La Domus Manziniana è forse un luogo atipico da questo punto di vista per celebrare questo evento, ma la storia è complessa ed è bello della complessità della storia. Però non dico altro, do subito la parola al Presidente della Provincia di Belloni, che ringrazio molto per essere qui. Subito ringrazio per questa opportunità, per il professor Bertram, che appunto in quanto anche commissario della Domus Manziniana ci ospita in questo luogo, ci parla di una storia importante, di una vicenda personale, ma di una vicenda anche politica e culturale. Noi oggi ricordiamo i 152 anni dalla proclamazione dell'Unità d'Italia. Due anni fa i 150 anni furono ricordati e celebrati con una partecipazione anche di popolo, vorrei dire, così ampia che andò anche oltre anche le più rosee previsioni. Ci fu effettivamente un coinvolgimento importante, ampio, della comunità, della gente comune, delle scuole, degli studenti, e l'impegno che dobbiamo prendere, assumere e mantenere è quello di dare a questa data nuovamente i significati. Ogni anno non solo ricordare le vicende storiche, ma provare a dare anche nuovi significati a un concetto di unità che deve essere ovviamente un concetto non fatto solo di formalismi, di cerimonie, di celebrazioni, ma credo che lo sforzo di tutti debba essere quello di dare all'idea di unità di paese, di unità di popolo, anche un significato più profondo che si realizza rafforzando quella identità di paese e di nazione che si costruì prima del 1861 soprattutto attraverso l'azione importante anche della cultura, della letteratura, della poesia, dell'arte, ma che ha bisogno ovviamente di costruirsi e di rafforzarsi anche sotto il profilo dell'appartenenza anche civica, nel senso civico di essere appartenenti ad una comunità nazionale. Quindi ecco, rafforzare, costruire, dare significato a una identità nazionale, questo è il lavoro che spetta non solo rappresenta le istituzioni, non solo alla politica, ma ad ogni cittadino, ad ogni persona che si ritiene impegnato su questo versante a dare il proprio apporto, perché il paese nel suo complesso
possa progredire, possa crescere, possa svilupparsi. E io credo che questa azione, questo impegno è tanto più rilevante e necessario in momenti come quelli che stiamo attraversando, che sono momenti difficili, complessi, lo sappiamo bene, una crisi economica e finanziaria lunghissima, la difficoltà della politica anche di costruire una prospettiva futura. Noi viviamo immersi in un presente che rischia di schiacciare anche le prospettive future, soprattutto per una larga parte dei giovani, dei più giovani, che fanno fatica anche a costruirsi un futuro proprio, professionale, personale e familiare, condizionati come sono da una crisi che appunto impedisce di trovare anche uno sbocco lavorativo e professionale adeguato. Quindi proprio in questi momenti dobbiamo rafforzare gli elementi di coesione, gli elementi di concordia, come ai quali ci richiama anche il messaggio, le parole del Presidente della Repubblica di quest'oggi. Serve quindi una coesione, una concordia, servono nuovi significati da mettere al centro di una riflessione che in qualche modo intanto scongiuri anche tendenze o idee che possano minare il concetto di unità, perché queste idee le vediamo anche ripetersi, magari cambiate di nome, ma la tendenza a costruire, a realizzare, a costruire una parte del paese, un qualcosa che si colloca anche in maniera distinta e separata dal resto della nazione, dal resto del nostro territorio. Io credo che il concetto di unità debba essere soprattutto uno strumento in questi tempi, in questi momenti, per recuperare anche fiducia, recuperare anche autostima, ridare vigore alla voglia di fare e alle tante energie, alle tante capacità e all'ingegno che, come siamo soliti dire, caratterizza la storia del nostro popolo, caratterizza l'identità profonda del nostro paese. Quindi occorre guardare al futuro e costruire presupposti perché questo futuro possa costruirsi in maniera concreta, in maniera tangibile, in maniera efficace. Quindi ecco il patrimonio anche di ideali e di valori che ci deriva dalle vicende che portarono all'Unità d'Italia è un patrimonio ancora valido. Quel patrimonio poi nel tempo si è rafforzato, si è ancor più definito attraverso i percorsi che il paese ha fatto nelle vicende delle guerre mondiali, nelle vicende che portarono alla promulgazione della nostra Carta Costituzionale, che ancora ieri è stato ricordato in Parlamento essere ancora una delle più moderne ed innovative del mondo. Quindi noi abbiamo questo legittimo anche orgoglio di avere una storia che ci ha messo a disposizione ideali, riferimenti saldi e precisi. Occorre questi riferimenti proiettarli in avanti per costruire anche insieme al rafforzamento di una identità nazionale, di una coesione nazionale che è il presupposto di ogni azione, anche la prospettiva più ampia, quella che, sulla quale siamo tutti impegnati, a costruire cioè una nuova casa comune nella quale tutti ci riconosciamo, che è l'idea di Europa che credo calzi a pennello anche oggi qua, essendo all'interno della Domus Mazziniana, e il pensiero di Mazzini guardava ben oltre anche i confini nazionali e guardava già a un'idea di Europa nella quale noi siamo inseriti, nella quale dobbiamo lavorare perché appunto l'Europa sia sempre meno percepita e concepita come un qualcosa
magari vincola, schiaccia o inibisce, ma sia sempre più percepita come una nuova dimensione nella quale poter costruire nuove prospettive e nuovi slanci. Quindi sono molti i significati che l'anniversario dell'Unità d'Italia ci mette davanti. Credo che ogni anno noi abbiamo l'onere di rinnovarli, ricordarli per dare nuovo senso. Questo è un lavoro che spetta ovviamente ad ognuno di noi. Sindaco, grazie. Io sono grato a chi ci ospita, grato alla Domus Mazziniana. Credo sia importante mantenere una vocazione ritrovata a celebrare l'Unità d'Italia. È importante perché si lavora nel solco della risposta ad un'attesa che evidentemente era forte nel nostro paese, visti i risultati delle celebrazioni del 150° anniversario, e perché forse oggi capiamo anche meglio, nella crisi che vive il Paese, quanto sia importante ritrovare, avere punti di riferimento. La città di Pisa è stata una delle città invitata dal Presidente della Repubblica, al Quirinale, quando si fece il bilancio delle celebrazioni, anche perché siamo state una delle città più impegnate, testimoni importanti di fatti salienti o della presenza di personalità del Risorgimento, e anche perché abbiamo fatto in quell'occasione opere di riscoperta tangibili, come il recupero della Domus Mazziniana, che è l'opera più importante fatta intorno alle celebrazioni. Questa riscoperta è davvero importante, non è retorico dirlo, perché riscoprire la figura di un grande pensatore di dimensione europea e internazionale come è stato Mazzini, oltre che di un protagonista del Risorgimento, che ha lasciato traccia nella nostra città con la sua presenza nel momento della fine della sua vita, ma poi anche con una storia più lunga che qui ha avuto la tradizione mazziniana, una storia di presenza civica, di presenza politica, di presenza di studi. È davvero una traccia che ci aiuta, perché abbiamo riscoperto un messaggio di straordinaria attualità che ha innervato la costruzione della nostra Costituzione e ancora oggi mantiene una vitalità fortissima. Ecco, io non parlo soltanto del Mazzini protagonista del riscatto nazionale, del Risorgimento, guida di tanti giovani che con il loro eroismo hanno consentito al nostro paese di liberarsi dal giogo delle dominazioni straniere. Parlo di Mazzini che coltiva e crea il repubblicanesimo italiano, che realizza un'idea avanzatissima di democrazia, una vera e propria sfida per i tempi, e che coltiva un'idea d'Europa, di un Mazzini che
si batte per valori di eguaglianza e per una democrazia di popolo, vedendo con straordinaria capacità anticipatrice anche nei sommovimenti dopo il 48, i rischi che incombevano anche sull'avvento dell'organizzazione del movimento operaio, che poi dopo si dimostreranno in epoche di rivoluzioni successive. Quindi noi abbiamo in particolare nella nostra città questa testimonianza, questo campo di applicazione di studi, di memoria che evoca tanti valori e tante questioni ancora apertissime. Come sapete, noi abbiamo colto l'occasione della inaugurazione, della riapertura della Domus Mazziniana recuperata per lanciare l'idea del Centro di Studi sulle Democrazie, che è un'idea che si realizzerà e che vuole, diciamo, che avrà sede qui, sede, diciamo, istituzionale qui, e che vuole proprio dare spazio agli studi, ai confronti, alle comparazioni fra le democrazie, intervenendo su uno dei temi cruciali del nostro futuro e del nostro presente. Quindi noi dobbiamo continuare a celebrare, ma mai commettere l'errore di fare celebrazioni stanche, celebrazioni rituali. Proprio sulla scorta dell'esempio che è stato dato, noi dobbiamo continuare con creatività, rivolgendosi ai giovani, facendo come si è fatto qui dentro, usando anche i mezzi di comunicazione più moderni per rinnovare una storia anche nell'immagine che dà, nella capacità di comunicare a tanti, di rinnovarsi anche in questo senso. Quindi c'è una piccola, grande missione anche per la città, che noi dobbiamo avere di grande attenzione e sentirci, diciamo, fra le città che depositarie di questa storia e questa tradizione sono città importanti per mantenere questa rete di impegno. Del resto noi abbiamo questo straordinario patrimonio di studi, di alta formazione, di presenze di centri educativi di ogni tipo, e credo non sia stato casuale che il Ministero dei Beni Culturali abbia individuato proprio nella Scuola Normale l'istituzione che potesse, insieme ad altre istituzioni e alle istituzioni e alle associazioni che hanno rappresentato la storia del mazzinianesimo, portare avanti questa esperienza dandole certezza. È un modo molto concreto di rinnovare una permanente e viva celebrazione dell'unità d'Italia. Il Comune si impegna con la Scuola Normale, con l'Università, con la Scuola Sant'Anna, con le altre istituzioni a individuare un percorso, e credo che questo percorso sia importante per guardare al futuro, facendo ognuno di noi nel posto dove si trova a operare la sua parte. Come diceva il Presidente Pieroni, noi non dobbiamo sentirci in questo momento un paese sperduto, o peggio un paese in caduta libera, con discredito per le sue istituzioni, con una sfiducia nella democrazia. Noi dobbiamo invece partire dal patrimonio che abbiamo, che è grande, dal patrimonio migliore. Mi pare che esempi si possano dare, come si è visto nella cronaca della giornata di ieri,
per ricostruire e per guardare avanti, col coraggio di fare anche riforme radicali, quelle che i cittadini attendono, quelle diciamo che possono fugare un malcontento che rischia di diventare distruttivo, ma avendo anche il coraggio di dire che non si costruisce niente, qualcosa dal niente, non si costruisce qualcosa se si pensa di fare tabula rasa, e questo diciamo non è stato il modo per costruire una società migliore, un futuro migliore, di solito è stato il modo per arretrare in periodi bui, oscuri. Nella storia di questo paese ci sono stati periodi bui e oscuri, quindi noi dobbiamo avere fiducia nel futuro, essendo proiettati dal presente con una grande capacità di innovazione, e credo che questo sia un messaggio importante che anche il Risorgimento ci consegna, e la giornata dell'Unità d'Italia ci può rappresentare. Grazie. Darò la parola al professor Pernata, procuratore vicario della Scuola Sant'Anna. Grazie. Buongiorno, per me è un grande piacere portare oggi il saluto della Scuola Sant'Anna, del suo presidente Gian Amato, a questa celebrazione. Mi fa molto piacere vedere Maria Chiara Carrozza, il nostro ex rettore, fa un po' impressione dirlo, ma già è peggio, ex rettore della scuola. E il mio intervento sarà molto breve. Notavo una cosa venendo qua, notavo quante poche bandiere italiane sventolino dagli edifici che si incontrano sulla strada, e questo si ricollega a cose che sono state dette, cioè alla difficoltà che abbiamo forse come italiani a sentirci italiani, quindi il senso di appartenenza al nostro paese deve ancora essere consolidato, ed è incredibile che debba ancora essere consolidato in tutti questi anni, però è un dato di fatto, ed è un vero peccato, è un vero peccato, perché mi riconosco molto nelle ultime parole dette dal sindaco, non è vero che siamo un paese allo sbando, siamo un paese che ha dato molto all'umanità, che molto ancora può dare e che molto sta dando. Certo, la possibilità che i giovani soprattutto si sentano italiani viene sempre resa più difficile dal fatto che i nostri giovani vivono sempre più in un contesto globale. L'Italia dà loro i natali, dà loro una ottima educazione, e questo tengo a ribadirlo, perché purtroppo nella cattiva immagine che a volte è un po' stereotipata viene data all'Italia vi è anche quella di avere non avere un buon sistema educativo, cosa che non è assolutamente vera. Quindi l'Italia dà molto ai nostri giovani, poi i nostri giovani scelgono diverse strade per il loro futuro, ed è un bene, naturalmente è una cosa buona, una cosa positiva, non esiste il problema dei cervelli. È un bene che i nostri giovani vadano all'estero, un peccato che ne attraiamo pochi di giovani, semmai, ma è inevitabile che in un contesto di questo tipo la tentazione di sentirsi europei o addirittura cittadini del mondo superi l'idea di essere italiani. Questo è davvero un problema, e per questo ritengo che iniziative come la stessa Domus Mazzignana, questo bellissimo edificio, questa bellissima iniziativa, come la importanza di celebrare il nostro paese in tutte le occasioni che abbiamo per celebrarlo come questa, siano un dovere irrinunciabile per tutti noi, per ribadire il nostro orgoglio di essere italiani, per ribadire l'importanza di essere italiani, per ricordarci del nostro paese, e per far sì che questo messaggio passi anche possibilmente ai nostri figli, così che sempre più il nostro paese possa contare su giovani che hanno speranza nel proprio paese e che vivono il loro essere italiani con orgoglio e convinzione. Grazie. Grazie. I saluti che vi devo portare naturalmente c'è anche quello del rettore Massimo Augello. Sento telefonicamente, mi ha chiamato ieri. Io troppi capelli ne voglio indossare uno solo, che è quello che riguarda la mia responsabilità in questo momento sulla Domus Mazzignana. Dicevo nella mia brevissima introduzione che questo luogo forse è un luogo, come luogo della memoria, almeno un luogo atipico per celebrare
Mazzini non ebbe un ruolo centrale nella parte finale del percorso col quale la monarchia sabauda si fece vivere e arrivò all'unificazione del paese. Però è sicuramente vero che questo è un luogo di conciliazione, di studio, dove la memoria del nostro risorgimento trova un centro importante. In questo senso è un luogo adatto, formalmente adatto se non altro da quella data in cui questo divenne un monumento nazionale, nel 1910. Quindi diventa un luogo adatto per riflessioni, nello spirito, come diceva il sindaco Filippeschi, non di celebrazione meramente retorica, ma di riflessioni su cosa abbiamo saputo cogliere, cosa abbiamo non saputo cogliere del risorgimento, dell'unità nazionale. Riflessioni che in questo 152esimo abbiamo chiesto di svolgere, scusami, al professor Vivarelli, professore emerito della Scuola Normale Superiore e di Combinato di Storia Contemporanea. Una scelta facile, perché era appena uscito il suo libro, Italia 1961, che ci è venuto ad avere incontro, quindi affidiamo senz'altro a lui il tavolo di riflessioni. Ma prima vorrei, siccome so che non farà riferimento a questo testo, che parlerà un po' ampiamente, vorrei leggere un brevissimo pezzo del suo saggio, in cui secondo me c'è una chiave che è bene ripetere, che già nelle frasi che abbiamo sentito dire. Credo, dice Alberto Bugarelli, che nessuna persona seria possa mettere in dubbio che 1861 debba essere ritenuta una data in tutto e per tutto fausta. So bene che nel clima grigio in cui viviamo, nel disorientamento delle menti e dello spirito che accompagna i nostri giorni, questo giudizio positivo è oggetto di numerose e spesso scomposte contestazioni. Ma su di un piano critico non credo che esse meritino particolare considerazione, perché nella loro generalità queste contestazioni sono viziate da gravi errori sui quali argomenta puntualmente. In questo spirito vi do la parola. Grazie. Del privilegio dell'età, io presenterò il mio intervento stando seduto. Sono le mie delle riflessioni, come credo in qualche programma che io non ho visto, ma doveva essere scritto. Come è stato già ricordato, il 17 marzo 1861 il Parlamento nazionale, eletto il 27 gennaio di quello stesso anno, approvava l'atto costitutivo del Regno d'Italia, che proclamava re Vittorio Emanuele II. Era il compimento di quel processo che chiamiamo Risorgimento e che al tempo stesso conseguiva l'unità e l'indipendenza del territorio italiano e dava viva vita a uno Stato nazionale retto da libere istituzioni. Andrà subito fortemente sottolineato che tra le varie istanze le quali avevano animato gli ideali risorgimentali, quella che per il suo generale significato manteneva e manterrà nel tempo l'importanza maggiore era la libertà, che è il presupposto di ogni progresso. Infatti l'unità era un risultato per così dire acquisito, confermato nel 1866 e nel 1870 a Venezia e Roma, un risultato che certo poteva anche essere rimesso in discussione, i casi della vita sono tanti e imprevedibili, ma che allora si presentava sufficientemente saldo nonostante i timori, perché era un risultato conforme allo spirito del tempo. Quanto all'indipendenza, essa riguardava una questione relativa solo a una parte del territorio italiano,
non si poteva propriamente parlare di indipendenza né per lo Stato Pontificio né per il Regno di Napoli. E come sappiamo, il risultato era ancora parziale, tanto che nel 1866 si parlerà di terza guerra di indipendenza per Venezia e il motivo tornerà a riproporsi per Trento e Trieste tra 1915 e 1918. Più tardi, dopo l'8 settembre 1943, l'Italia perderà la sua indipendenza sino alla fine della guerra e saprà facilmente riprendersi. Ma dico che la libertà era il risultato di maggior rilievo, perché essa apriva effettivamente orizzonti nuovi verso il mondo moderno e rappresentava al tempo stesso una condizione necessaria per operare un rinnovamento della società civile e un impegno a farlo. Di fatto una promessa ancora da mantenere. Se la promessa sia stata mantenuta è la domanda che dobbiamo porci. Nonostante la presenza oggi, qui riprendo alcune cose che sono già state appena dette, nell'attuale confusione degli spiriti, nel disorientamento che domina il sentimento pubblico, nonostante la presenza di varie voci che si propongono di contestare il valore di quell'esempio, di quell'evento, io credo che i fatti ne confermino la straordinaria importanza, facendo di quella data nella nostra storia una svolta in tutto e per tutto determinante per lo sviluppo della nostra vita civile. Si potrà in proposito discutere se e in che misura si possa parlare di una rivoluzione. Il termine è polivalente perché si riferisce spesso a fenomeni di natura diversa. Pertanto è lecito indicare i limiti di una ipotetica rivoluzione che nel 1861 si sarebbe attuata. Su uno almeno di questi limiti mi fermerò io stesso più avanti. Ma è innegabile che sul piano politico avere spodestato tanti sovrani legittimi e avere sancito anche sul territorio italiano la fine dell'ancien regime corrispondeva a una rivoluzione. Ed è ugualmente innegabile che con il 1861 si apriva anche in Italia un periodo di grande progresso. Il confronto è facile misurando le condizioni del paese, condizioni economico-sociali, condizioni civili, dal 1861 al 1911, quando si celebrò il 50° anniversario dell'Unità d'Italia. I dati sono univoci. Non che condizioni di grave arretratezza non fossero ancora presenti, ma queste condizioni si erano sensibilmente ridotte. Inoltre, esse si accompagnavano ora a segni evidenti di una già avviata, anche se ancora incipiente, rivoluzione industriale, che era essa stessa un segno di progresso. Forse non sarà inutile ricordare, in presenza di diffuse nostalgie luddite, che di fronte a un drammatico incremento demografico, ieri come oggi, la rivoluzione industriale nel senso lato del termine non è una opzione, ma una dura necessità. Pochi anni più tardi, con l'ingresso dell'Italia in guerra tra il 1915 e il 1918, il paese superò positivamente una delle prove più dure ed impegnative, dimostrando che la costruzione del 1861, lo Stato nazionale, aveva saputo superare l'esame del tempo. In effetti, ed è ciò che più conta, con il compimento del suo risorgimento, dopo alcuni secoli di letargo, l'Italia si era potuta ricongiungere alla moderna Europa e si avviava essa stessa a diventare un paese moderno. Un paese moderno, fermiamoci su questo termine. In prima istanza la modernità si evince dal carattere delle istituzioni, perché sono le istituzioni che condizionano il progresso di una società civile. In effetti, una volta superati con la coraggiosa politica di Cavour i limiti angusti dello Statuto Albertino, anche il nuovo Regno d'Italia si presenta formalmente come uno Stato liberale, quindi uno Stato moderno. Ora, alla data 1861 era già del tutto evidente quel tempo che da allora in avanti procederà con ritmo crescente
che portava gli stati moderni verso la democrazia e che si può facilmente misurare con l'evoluzione dei diritti elettorali e verso il suffragio universale. Sarà un processo graduale e che a lungo riguarderà solo i cittadini di sesso maschile, non di meno un processo inarrestabile. In Gran Bretagna, dopo la importante svolta del 1832, una nuova riforma elettorale si avrà nel 1867. In Francia si era già raggiunto il suffragio universale nel 1848. Il punto è di straordinaria importanza perché rende cruciale la questione del consenso. In uno Stato moderno, retto da libere istituzioni, la stabilità dei governi verrà sempre più a dipendere dal consenso di tutti coloro che, non più sudditi, assumeranno il ruolo di cittadini. Il che significa che condizione necessaria per la vita di uno Stato moderno era la nazionalizzazione delle masse, cioè far sì che queste masse si integrassero nello Stato e i sudditi si trasformassero in cittadini, non importa quanto effettivamente responsabili, ma comunque partecipi per corrispondere al carattere delle nuove istituzioni. Si trattava di un processo complesso, già avvenuto o già in corso nei principali paesi europei, di una trasformazione non solo sociale ma culturale, attraverso la quale tutti si riconoscano come membri della comunità nazionale e ne accettano quei valori che improntano le sue leggi. A questo trend l'Italia non poteva sfuggire, anche se, come vedremo meglio tra poco, il percorso fu lento e assai contraddittorio. Una prima riforma elettorale si ebbe nel 1882, i cui risultati, peraltro già modesti, furono ancora frenati nel 1894. Una seconda e assai più significativa riforma elettorale si ebbe nel 1912. Una terza riforma, che segnava effettivamente la concessione del suffragio universale maschile, si avrà nel 1919. Ciò vale a dire che anche l'Italia, dopo il 1861, si era avviata formalmente verso la democrazia. Questi fatti sono indiscutibili e tuttavia è un fatto non meno indiscutibile che in Italia proprio l'avvento della democrazia, quale si ebbe nel senso pieno con le elezioni politiche del 1919, produsse una crisi politica gravissima che, aprendo la strada al fascismo, pose fine alle libere istituzioni. Questa constatazione pone dei problemi. Soprattutto essa pone il problema di capire perché uno Stato che, per il fatto stesso di essere nato liberale, alla democrazia avrebbe dovuto aprire la strada, nell'avvento della democrazia trova la sua fine. Ebbene, negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dal 1946 in avanti, il rapporto tra Italia liberale e fascismo, come facilmente comprensibile, fu oggetto di particolare studio e dette luogo a vivaci scambi di opinione, uno dei più noti tra Benedetto Croce e Ferruccio Parri. Il tema fu affrontato direttamente in un lungo saggio di Gaetano Salvemini, Fu l'Italia prefascista una democrazia?, pubblicato nel 1952. Si tratta di un discorso assai articolato che si proponeva innanzitutto di definire che cosa sia in senso proprio una democrazia, successivamente di esaminare in modo sommario ma chiaro lo sviluppo in Europa di governi democratici al fine di mettere in luce quali e quante difficoltà si sono dovute superare ovunque. Su questo sfondo Salvemini confrontava il caso italiano. Pochi anni prima, in alcuni particolari interventi, egli era tornato a fare i conti con la figura e l'opera di Giolitti. Rispetto al drastico e sbrigativo giudizio da lui rivolto a Giolitti in anni ormai lontani, il ministro della malavita, ora il tono era certamente diverso. Non si può parlare di una vera e propria revisione perché la sostanza mutava di poco. Piuttosto si trattava di una ben più sfumata riconsiderazione. Questa riconsiderazione consentiva di riconoscere
come rispetto ai, ai governi precedenti, quello di Giolitti aveva comunque aperto una stagione nuova, sicché complessivamente, rispetto alla questione presa in esame, Salvemini definiva l'Italia liberale una democrazia in cammino. Rimaneva da vedere quali gli ostacoli particolari che lungo questo cammino la democrazia aveva incontrato. Era intanto facile constatazione che questo Stato si fosse sempre mostrato assai poco liberale nel riconoscere i diritti dei cittadini. Di fatto gli strumenti di potere dell'esecutivo e un disinvolto modo di farne uso portavano a credere che il termine più proprio per definire lo Stato italiano, tanto più nella sua prima stagione di vita, fosse quello di autoritario piuttosto che di liberale. In proposito, nel saggio di Salvemini vi sono accenni non sufficientemente svolti, ma che in studi successivi hanno trovato ampia conferma. Io stesso, in un articolo di molti anni fa, esaminai la questione e di questi studi detti ampiamente conto. Ma tale questione merita ancora considerazione, perché riguarda non semplicemente la prassi, ma anche la dottrina sulla quale quella prassi riposa. Si tratta di stabilire quale fosse il modo e di concepire e di gestire il potere pubblico, vale a dire la questione riguarda i diritti dei cittadini. Non si dice nulla di nuovo, in proposito esistono buoni studi, ricordando che la scienza giuridica italiana, quale si rinnovò verso la fine del secolo XIX, soprattutto per opera di Vittorio Emanuele Orlando, seguì l'esempio della scuola tedesca e niente affatto quello della scuola britannica. Vale a dire, prese a modello i concetti e conseguentemente le norme, non di uno Stato liberale, bensì di uno Stato autoritario. Il fatto era giustamente rilevato con sottile ironia da un vero liberale, Antonio De Viti De Marco. Il punto è importante non solo per gli effetti che si avevano sul piano legislativo, ma ancor più per gli effetti sul piano del costume e nella formazione di quelle unspoken assumptions che da allora in avanti impronteranno la mentalità dei ceti dirigenti. Qui si tocca il tema di una storia ancora tutta da scrivere, quello della formazione di una classe politica, che non è composta soltanto dagli esponenti dei partiti politici o dei parlamentari, ma è composta, e in modo ancor più rilevante, da quel ceto che costituisce la pubblica amministrazione, specialmente ai piani alti, sia nei molti rami del potere esecutivo, sia negli uffici del potere giudiziario. Misurare quanto poco liberale sia stato, e temo lo sia tuttora, l'iter formativo di questa classe dirigente, soprattutto attraverso le nostre facoltà di giurisprudenza, credo sarebbe di grande aiuto per capire quali ostacoli il cammino della democrazia abbia incontrato nel nostro Paese. Su questi particolari aspetti, come già dicevo, il saggio di Salvemini si fermava appena. Assai più diretto il suo giudizio sulle responsabilità dell'indirizzo di governo, soprattutto per il vistoso squilibrio nella distribuzione delle assai limitate risorse e nella distribuzione del carico fiscale, tra ciò che conveniva agli interessi dei ceti abbienti e quanto invece avrebbe convenuto sia agli interessi dei ceti popolari sia agli interessi generali. La questione investe il comportamento dei governi dopo l'unità, della loro gestione del potere. Ma in proposito non si deve fare di ogni erba un fascio. Rispetto all'opera dei governi che si sono succeduti tra l'unità e la fine del secolo, è necessario distinguere nettamente tra i governi della destra e quelli della sinistra e assumere la data del 1876, che segna appunto la caduta della destra, come uno spartiacque tra un indirizzo di governo che perseguiva comunque l'interesse generale da un successivo indirizzo di governo sempre più fortemente impopolare. La distinzione è importante. Essa riguarda complessivamente il giudizio sui moderati, nei cui confronti ha pesato a lungo un pregiudizio ideologico. A questo pregiudizio si deve, ad esempio, l'incomprensione per la grande opera di Federico Chabot
sulle premesse della politica estera dopo il 1870, un'opera che appunto si proponeva una rivalutazione dei moderati. A questa rivalutazione, in modo del tutto autonomo, era giunto anche Salvemini, e in questo caso si trattava di un vero e proprio revisionismo rispetto ai suoi precedenti e durissimi giudizi. Con l'onestà intellettuale che l'ha sempre distinto, la revisione di Salvemini derivava dallo studio della politica estera e proprio alla luce dei documenti di cui aveva preso conoscenza, Salvemini già anticipava quello che poi troverà piena conferma nell'opera di Chabot, e cioè il misurato realismo della politica estera della destra che non si lasciò mai sedurre dalle sirene del nazionalismo. Il punto è importante e ci dovrò tornare tra poco. Ma la rivalutazione dell'opera della destra riguardava, non meno della politica estera, la politica interna. L'intera questione, un esame complessivo dell'opera di quella classe dirigente, era stata oggetto di un notevole saggio di Nello Rosselli, pubblicato postumo, e il positivo giudizio di Rosselli aveva avuto il pieno consenso di Salvemini. In quelle pagine di Rosselli si legge, ad esempio, la destra faticosamente individuò, fermamente affrontò i problemi essenziali che minacciavano la compagine dello Stato o ne ostacolavano lo sviluppo. Li risolse? Non so. Fatto sta però che nel 1876 poté consegnare alla sinistra che le succedette un'Italia che con quella di 15 anni addietro non aveva più niente a che fare. E ancora, cito, mirabile in realtà è il ritmo di progresso che la destra seppe imprimere in tutti i campi alla vita del paese. Ed è proprio in quel ritmo, ancor meglio che nel dettaglio delle opere compiute, che va ravvisato il suo merito reciproco. Ecco, rivalutare i moderati implicava stabilire un confronto con i democratici e sottolinearne la diversità. L'aspetto principale di questa diversità si ritrova nel loro concetto di nazione. Altrove mi sono a lungo fermato sui caratteri che improntano negli uni e negli altri due diverse idee di nazione. Qui mi limiterò a un richiamo sommario. Per gli uni, i moderati, la nazione era una comunità di cittadini e il principale compito dei governi quello di trasformare in cittadini le nostre plebi. Per gli altri, i democratici, la nazione era una comunità di credenti, credenti in un'Italia ideale e del tutto immaginaria, e fine dei governi promuovere una pedagogia nazionale che indottrinasse in una religione della patria. Per gli uni la raggiunta unità era solo un punto di partenza, e ancora lunga la strada dopo il 1861 per fare dell'Italia un paese moderno. Per gli altri l'unità era un punto di arrivo, e sempre più fremente dopo il 1861 l'impazienza perché anche l'Italia mostrasse il suo valore militare e al pari delle altre grandi potenze si sapesse imporre sulle vie del mondo.